Oggi siamo attorniati. Oggi siamo attorniati da macchine nuove, macchine splendide, bellissime, sono in mostra. C'è la gente che guarda e dice: bella, ah, vediamo se fa quello che voglio io. Ma talvolta di che cosa vogliamo parlare oggi? Ma tipo in fabbrica hai una macchina vecchia che usi, che è perfetta per quello che ti serve, ma che la vuoi migliorare per diminuire lo scarto, aumentare la velocità, qualsiasi cosa che a te convenga. Cambiare di più. Formula. Sì. Quello che ti serve. Migliorare i prodotti. Allora, modificandola per questo motivo, vuoi anche cogliere l'opportunità di adeguarla alla normativa di adesso, perché magari a 20 anni, o magari sei 30 meglio. Anni, e sei consapevole che quella macchina lì non va benissimo. Magari aumenti una velocità. Cioè tu pensi modificandola, insomma, poi la marcatura cade, non cade, la certificazione, come si dice? Perché cade la marcatura? Non lo so, comunque la modifichi. Ah, cioè se faccio una modifica perdo la marcatura? No, non sempre, dipende. Dipende da che cosa? Beh, prima cosa bisogna vedere cosa modifichi, come va la modifica, per quale scopo la modifichi. Poi bisogna vedere anche se la macchina magari non andava neanche più bene. Gli ingegneri legali dicono se è una modifica sostanziale. Ma che noia sostanziale. Che cosa vuol dire in termini pratici sostanziale? Cioè, capito? E io direi sostanzialmente se aumento i pericoli, se aumento i rischi, se tutto quello che avevo fatto prima per prevenire che qualcuno si facesse male adesso in qualche modo è diventato inutile. Vabbè, o comunque non tutti è protetto. Se è una macchina degli anni 80, dove non gli ho mai fatto niente, di fatto le sicurezze degli anni 80 ma butta la via. Invece a volte le macchine degli anni 80 non sono male, mancano di alcuni dispositivi che oggi si mettono su, così si comprano già a posto. Bisogna vedere se però questi dispositivi che non impediscono di lavorare, sai, cambiare le abitudini di lavoro degli operai è sempre... Allora, se io utilizzatore non voglio chiamare il costruttore, se no dice no, la devi comprare nuova, non vale la pena, io dico no, io la macchina la voglio sistemare e devo fare la marcatura. Ma come faccio a fare la marcatura io? Già, è questo il problema.